Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Il conduttore Alfonso Signorini pronto a sferrare l'offensiva finale alla coppia? Un nuovo ingresso potrebbe sconvolgere gli equilibri in casa. Il mattatore milanese nello scorso settembre ha inaugurato un'edizione del GF VIP al Cardiopalma. In breve tempo i concorrenti hanno infatti collezionato risse, recriminazioni, accuse di bullismo e squalifiche per blasfemia in diretta. Secondo Vox Populi, Alfonso Signorini avrebbe orientato tutte le sue speranze sul flirt tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, relazione in seguito naufragata a causa dell'espulsione dell'ereditiera. Nonostante gli autori del format abbiano concesso a Ginevra in via eccezionale di presenziare come ospite in casa, i due giovani non hanno approfondito l'iniziale attrazione. Un'altra coppia nel programma, però, potrebbe dare adito a siparietti incendiari. Si tratta di Edoardo Tavassi e della giovane Nicole Incorvaia. Alfonso Signorini pronto a ingaggiare Mercedes Schenger? Edoardo Tavassi ha seguito la scia del successo della sorella Gwendalina, veterana del GF VIP, e loquace influencer Capitolina. I due fratelli sono approdati assieme a Caio Cocchinos durante l'Isola dei Famosi 2022, sconvolgendo gli equilibri nel cast storico. In particolare, Edoardo Tavassi ha legato un sodalizio indistruttibile con Nicolà Vaporidis e Carmen Di Pietro, occhieggiando nel frattempo anche all'esplosiva Mercedes Schenger. La bionda figlia d'arte ha tentato in tutti i modi di conquistare il cuore del verace Edoardo, salvo ricevere in cambio sonore e ripetute picche. L'ex naufrago, infatti, ha manifestato il desiderio di conoscerla al di fuori del contesto televisivo, senza dare in pasto la sua privacy al pubblico. Mercedes, dal canto suo, al termine del programma aveva ribadito i suoi sentimenti per Edoardo, esplicitando il suo rammarico per l'apparente indifferenza dell'attuale vippone. E, in merito ad un futuro ingaggio al GF VIP 7, aveva dichiarato: "Mi sto riprendendo ancora da questa esperienza. Voglio che il mio percorso televisivo continui e si vedrà." Per poi aggiungere: "Mi piacciono le esperienze forti, sia a livello emotivo che fisico." Quale migliore colpo di scena, dunque, ora che tra Nicole ed Edoardo sembra essere sbocciato l'amore? Alfonso Signorini potrebbe dunque valutare il suo ingresso nelle primissime settimane del 2023, e inserire un'altra variabile nel gioco. Del resto, negli ultimi giorni Edoardo Tavassi aveva confidato a Nicole retroscena scottanti del suo rapporto con Mercedes. "È un segreto, però lo devo dire a te. Non lo posso dire, perché sennò passo come una me asterisco asterisco a... virgolette punto." L'ex naufrago aveva poi fatto intendere di essere andato oltre, con Mercedes. Siccome giustamente uno dice: "Te ce vai e poi dopo non te la ca asterisco asterisco i, io ho dovuto. Mi ha rotto il ca asterisco asterisco mille sere di seguito e una sera. Capito?" Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.